Buongiorno ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. All'interno di questo video parleremo di Brexit e viaggi. Infatti, dal 1 febbraio 2020 la Gran Bretagna non fa più parte dell'Unione Europea e in questo video vi spiegherò che cosa cambia per noi viaggiatori. Prima però di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsantino qui sotto e anche di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica alla pubblicazione di ogni nuovo video. Seguitemi anche sul mio blog www.viaggiandotestalta.it e su tutti i miei canali social, trovate tutti i link all'interno dell'info box in descrizione. Iniziamo subito dicendo che cos'è la Brexit. La vittoria del Leave durante il referendum che si è svolto in Gran Bretagna il 23 giugno 2016 ha decretato l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Questo ha avviato tutta una serie di procedimenti che si sono conclusi solo il 31 gennaio 2020, quindi dal 1 febbraio 2020 la Gran Bretagna non fa più parte dell'Unione Europea e questo comporterà tutta una serie di cambiamenti sia per i lavoratori che anche per i viaggiatori. Vediamo ora la parte che più ci interessa, ossia che cosa cambia per i viaggiatori. Sono consapevole che questi cambiamenti stanno generando un bel po' di caos, non si sa che cosa vale, che cosa non vale. Quello che ti posso dire è che per tutto il 2021 ci saranno ben poche regole che cambieranno rispetto a quelle attualmente in vigore. Vediamole ora nel dettaglio. Documenti per entrare all'interno del Regno Unito. Fino al 30 settembre 2021 si potrà entrare nel Regno Unito come solitamente facciamo ora, quindi varrà solamente la carta d'identità valida per l'espatrio, anche le moderne carte d'identità elettroniche sono pienamente accettate. Invece dal 1 ottobre 2021 sarà necessario essere in possesso del passaporto elettronico con una validità residua di almeno 6 mesi, quindi la procedura standard come si utilizza spesso per casse al di fuori dell'Unione Europea. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, potrà tranquillamente essere utilizzata ancora la tessera sanitaria elettronica, quella che utilizziamo anche qui in Italia, non ci sarà alcun cambiamento. Lo stesso anche per quanto riguarda la patente. Per noleggiare un'auto potrai tranquillamente utilizzare la tua patente italiana, non sarà necessaria la patente internazionale. Veniamo ora ad un'altra questione un pochino più spinosa, il roaming telefonico. Come forse saprete, il 15 giugno 2017 è stato abolito il roaming all'interno dell'Unione Europea, quindi se ti rechi in un paese europeo potrai tranquillamente utilizzare il tuo telefono per navigare e chiamare senza alcun costo aggiuntivo. Siccome la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea, non si sa ancora come verranno gestite le politiche, non sono ancora stati trovati gli accordi. È sicuro che fino al 1 gennaio 2021 la situazione non cambierà, quindi il roaming non varrà neanche in Gran Bretagna. Poi, per vedere come si organizzeranno, bisognerà seguire le prossime vicende. Sicuramente vi aggiornerò appena lo saprò con un update all'interno dell'info box di questo video. Infine, i voli aerei. Per ora possiamo stare tranquilli che per tutto il 2021 non ci saranno modifiche per le tratte aeree né aumenti dei prezzi e sicuramente non credo che ce ne saranno neanche in futuro. Quindi potete stare tranquilli, si potrà continuare a viaggiare all'interno del Regno Unito, non ci saranno modifiche ai collegamenti né aumenti dei prezzi. Su questo sono quasi certa che non cambierà nulla. Bene, io spero che questo video vi possa essere utile, fatemi sapere se avete bisogno di altre informazioni, scrivetemele qui sotto nei commenti, cercherò di rispondere a tutti. Vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante qui sotto e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica alla pubblicazione di ogni nuovo video. E vi lascio al prossimo video!